E Radio Radicale, siamo con Enrico Costa il giorno dopo diciamo, la vittoria sull'ordine del giorno sulla prescrizione che è stato votato anche dalla maggioranza. Allora, adesso che cosa succede? Che tipo di partita si apre? È un documento importante, sappiamo quello che è successo la scorsa legislatura sulla prescrizione, anche sulla legge Cartabia. E adesso? L'obiettivo è quello adesso di mettere a terra questo atto di indirizzo. È un atto di indirizzo, noi abbiamo presentato una proposta di legge che va in questa direzione, chiederemo la calendarizzazione e ovviamente a questo punto misureremo la maggioranza nello specifico. Ovviamente potrà essere modificata la nostra proposta, però i principi no. I principi, la ragionevole durata del processo dovrà certamente essere affermato. Allora, il vostro progetto è soltanto quello di fare questo tipo di riforma con una legge che riguardi solo la prescrizione oppure di recuperare tutte le cose che abbiamo visto nella scorsa legislatura, dalla spazzacorrotti a tutte le leggi liberticide che ci sono state nel nostro paese? Beh, noi abbiamo fatto tante proposte, dall'abuso d'ufficio, alla custodia cautelare, alle intercettazioni, al rispetto del segreto istruttorio, alla presunzione di innocenza. Su tutti i temi, alla separazione delle carriere, su tutti i temi abbiamo una nostra proposta, ovviamente dipenderà anche dai capigruppo, dal governo, capire quale tema verrà affrontato prima. Noi ci faremo trovare pronti. Allora, il governo ha dato parere favorevole stanotte? Si è dato parere favorevole, ora adesso bisognerà andare alla prova dell'Aula. Avete parlato, interloquito con qualcuno del governo dopo? Allora, credo che questa cosa l'avesse seguita del Mastro delle Vedove, non so chi l'ha seguita stanotte, ma che tipo di interlocuzione avete avuto? Ma no, l'interlocuzione col governo è continua, in commissione ovviamente ci vediamo quasi quotidianamente con i rappresentanti del governo, sanno come la pensiamo, noi sappiamo come la pensano loro, cerchiamo di trovare delle convergenze. Avete il dubbio se il Partito Democratico possa stare con voi o contro di voi in nome dell'amicizia col Movimento 5 Stelle? Sì, non abbiamo dubbi che seguiranno il Movimento 5 Stelle su questo tema. All'epoca della Spazzacorrotti si erano schierati contro la riforma Bonafede, oggi di fatto mi pare che la difendano perché diciamo, il più importante per loro è il campo largo con il Movimento 5 Stelle, diciamo di un principio liberale. Avete in mente di fare qualcosa sulla situazione delle carceri, considerando quello che abbiamo visto in questi giorni e delle norme che ritorneranno in vigore dal 1 gennaio, che chiuderanno l'era del Covid? Ma io penso che anche sul tema delle carceri vada affrontata la situazione con serietà e con organicità. Non bastano le visite alle carceri, bisogna diciamo anche intervenire normativamente, intervenire anche finanziariamente, perché diciamo, il principio di rieducazione della pena è un caposaldo del nostro sistema e le carceri che non funzionano diciamo, portano ad una colonna del nostro sistema penale, processuale, lo rende fragile e lo rende, devo dire, illiberale. Ultima domanda, adesso che cosa vi aspettate dal Ministro dopo tutte le belle intenzioni che ha manifestato sul garantismo, sulla separazione delle carriere? È alle viste qualcosa? Beh, speriamo qualche legge che ci faccia dimenticare il decreto Rave. Bene, grazie a Enrico Costa.